Corso di laurea triennale, i mediatori per l'intercultura e la coesione sociale in Europa. Il primo corso di laurea dedicato espressamente ai temi dell'intercultura e della coesione sociale. Voluto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, d'intesa con il Ministero dell'Interno e la Comunità di Sant'Egidio, offre una preparazione specifica per lavorare nel campo dell'accoglienza e dell'integrazione degli immigrati. Il corso di laurea, attivo presso l'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, è l'unico presente nel Sud Italia. È aperto a studenti italiani e stranieri. Si tratta di un corso di laurea sperimentale che mira a formare una nuova e più specifica figura professionale, il mediatore in ambito europeo e in contesti interculturali e plurilinguistici per promuovere l'inclusione e l'integrazione dei migranti e favorire la coesione sociale. Gli insegnamenti offrono conoscenze di base in ambito socio-giuridico-economico, conoscenze approfondite dei fenomeni migratori e delle problematiche dell'integrazione e del confronto culturale nelle società europee. È prevista un'ampia possibilità di studio delle lingue, sia quelle di immigrazione, come l'arabo e il cinese, sia quelle veicolari, come l'inglese e lo spagnolo. Per gli studenti stranieri sono previste condizioni agevolate e borse di studio. Una istituzione come quella universitaria si deve porre il problema di dare risposte a questi fenomeni indotti dalla globalizzazione in termini di medio e lungo periodo, vale a dire nell'ambito della formazione e quindi nell'ambito della preparazione di personale che possa non solo meglio integrare questi immigrati, ma anche colloquiare con essi, venire ad un dialogo che sia reciprocamente arricchente. Di laurea magistrale in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area mediterranea. Forma figure professionali in grado di progettare politiche sociali e di favorire processi di inclusione e coesione sociale. Adotta un approccio multidisciplinare che fornisce competenze specifiche nel campo del terzo settore e della comunicazione interculturale. I laureati possono lavorare nel settore sociosanitario e dei servizi sociali con funzioni dirigenziali, nella gestione delle risorse umane, nell'ambito della cooperazione internazionale e della tutela dei diritti. Le lezioni favoriscono un rapporto diretto tra docenti e studenti. Laboratori, stage e tirocini con enti e organizzazioni del territorio permettono di costruire un ponte tra l'università e il mondo del lavoro. Il corso di laurea magistrale per programmazione delle politiche sociali nell'area del Mediterraneo, un corso di laurea in cui si potranno ulteriormente specializzare coloro che vorranno interloquire a livello direi europeo, ma a livello anche universale, utilizzando la conoscenza delle lingue, da però valorizzare sempre nel colloquio e nel dialogo interculturale. È possibile studiare anche lingue come l'arabo e il cinese. Il corso di laurea è aperto a studenti italiani e stranieri. Sono previste borse di studio e condizioni agevolate per gli studenti stranieri. Di laurea magistrale in interpretariato e mediazione interculturale, aperto a studenti italiani e stranieri.
Si tratta di uno dei pochissimi corsi di laurea magistrali dedicati espressamente all'interpretariato e alla mediazione interculturale nel Sud Italia. Si studiano due lingue straniere, inglese obbligatorio per tutti, più un'ulteriore lingua scelta tra spagnolo, francese, tedesco e arabo. Per accedere al corso di laurea magistrale è richiesta la conoscenza a livello B2 di queste lingue di studio. Sono previste attività di cabina nelle diverse varietà dell'interpretazione di conferenza, simultanea e consecutiva. Il corso di laurea magistrale si svolge presso la sede didattica di Catona, dotata di cabine di interpretazione e laboratori informatici. Le lezioni sono organizzate in piccoli gruppi che favoriscono un rapporto diretto tra docenti e studenti. Al secondo anno è previsto un tirocinio formativo presso aziende, enti o istituzioni per consentire agli studenti di applicare sul campo le competenze acquisite. I laureati possono svolgere attività come liberi professionisti, lavorare in imprese private o istituzioni pubbliche, sia nazionali che internazionali, insegnare le lingue straniere nelle scuole di ogni ordine e grado. Per gli studenti stranieri sono previste condizioni agevolate e borse di studio.